Per chi fa comunicazione online, non c'è in effetti, secondo me, più differenza fra il B2B e il B2C, perché poi, alla fine dei conti, anche quando dobbiamo trattare con delle aziende, medio, grandi, ci dobbiamo confrontare, io e te, con delle singole persone che hanno delle aspettative, che apprezzano il tono e la maniera nelle quali io e te presentiamo le proposte, le idee e che prestano particolarmente attenzione a quanto apriamo le orecchie nell'ascoltare, raccogliere, elaborare ciò che loro ci dicono prima di proporre la nostra strada, la nostra strategia. Quindi il mio suggerimento è in qualche modo di lasciare un po' da parte questo vecchio modo di comunicare, di distinguere la comunicazione in B2B e in B2C. E orientarsi verso una comunicazione sana, diretta, personale, autorevole, credibile. E questo si può fare soltanto smettendo di rappresentare noi stessi, la nostra azienda, come un gruppo, parlando sempre al plurale, presentandoci come un'entità e cominciando a metterci anche la faccia, il nome e cognome, parlando in maniera più diretta e ascoltando con attenzione quello che i tuoi clienti e i miei ci dicono.